Ritrovo di musicisti, artisti, vagabondi e amanti della notte. Un piccolo covo in pieno centro storico a Pescara, dove rifugiarsi tra i propri simili nel nome dello scrittore Charles Bukowski. Ma qui non solo si brinda, ci sono anche eventi tra cinema e musica. Un lungo bar tutto da scoprire. Bukowski Lungo Bar, Via dei Bastioni, Pescara. La gente è il più grande spettacolo del mondo. Signore e signori, buonasera e benvenuti. Questo è Vision Air. Alla musica, gli spaghetti rock and roll. Come va, ragazzi? Va bene, sempre più carichi. Siete carichi? Assolutamente sì. Bene, perché ragazzi, questa sera davvero c'è da divertirsi con un ospite che è un attore, un regista e un autore pescarese. Ha iniziato la sua carriera da giovanissimo come giornalista in televisioni e quotidiani locali. Sinceramente è una persona di cui ho molta stima, perché lui fondamentalmente fa quello che gli pare. Davvero, davvero, perché lui sperimenta linguaggi e mezzi diversi, mettendosi continuamente in gioco, a seconda della voglia, delle occasioni che capitano, delle esigenze anche di quel particolare momento della vita. Magari vai a vederlo in uno dei suoi spettacoli comici che ha scritto e interpretato, ti fai un sacco di risate e poco tempo dopo lo vedi invece firmare una grande inchiesta sul terremoto dell'Aquila o sul disastro ambientale di Bussi sul Tirino. È un giramondo, ha lavorato anche fuori dall'Europa, al di là dell'oceano, ma sempre con l'Abruzzo con sé, raccontandolo a chi magari l'Abruzzo l'ha sentito solo nelle storie dei nonni emigranti. Signore e signori, un bel applauso, e con noi Walter Nanni! Eccoci! Grazie! 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 Ciao Walter! Ammazza che presentazione che hai fatto! Fantastico! Ho detto... Ricordami che poi... Ho parlato di te, mica di qualcun altro. Poi ti do l'Iban, assolutamente, perché... anzi, dove si chiama? Sei tu che devi dare. Già stai iniziando a... È che io in realtà ti ammiro molto. Mi piace moltissimo. Tu a me? Sì, mi piace molto questo programma. Devo dire, bello, azzeccato. Finalmente, insomma, su una televisione regionale, televisione locale. Programma bello di intrattenimento. Sono molto felice di stare qui a Tele Lombardia, veramente. No, Tele Norma. No, TV6. Ok, va bene. Giuro. Senti, no, grazie. Allora, già mi hai messo in imbarazzo più per i complimenti che per il fatto di aver sbagliato l'emittente. Quindi, cambiamo subito argomento. No, scusami, però io una cosa non accetto. Prego. Capito che il format un po' riprende inevitabilmente i grandi show americani, la tazza. È la tazza. Perché la tazza? Non ti piace la tazza? Cioè, per gli americani, per il mondo anglosassone, la tazza è una cosa... non associata al benessere, un calice, cos'è? No, acqua, tè, del latte, della Coca-Cola. Ma dalle nostre parti, quando dici tazze,
viene sempre in mente l'anonima alcolista. Un po' inquieta questa cosa, come vedi, in ogni parte del mondo ad una cosa viene associato un pensiero diverso, inevitabilmente. Qui avrei preferito un fiaschetto di vino, devo dire. Ma per fortuna non si vede. Non si vede quello che c'è all'interno. C'è del Montepulciano d'Abruzzo. Se vuoi degustare, vuoi sentire qualche nota fruttata, annusando. No, vabbè, senti. Che felicità essere in Abruzzo, eh? A proposito, bentornato, benvenuto a Visionaire e bentornato in Abruzzo. Sei con la valigia, da dove arrivi? Proprio dall'aeroporto? No, proprio da casa mia. Ah, io okay. In genere esco sempre con la valigia perché non sai mai come va a finire. È bello. Che hai un kit di sopravvivenza. In realtà fogli, cose assolutamente inutili, apparentemente. Ma nella valigia c'è sempre una parte di noi. Io poi di valigie ne ho portate parecchie, devo dire, ho fatto una marea di traslochi nella mia vita e penso che continuerò a farli inevitabilmente. L'Abruzzo, terra di poeti, scrittori, attori, che so, Gabriele D'Annunzio, Ennio Flaiano, Silone, Rocco Siffredi, veramente una regione straordinaria. Piena di orgogli. A proposito, tu di valigie ne hai fatte tante, hai viaggiato un sacco nel mondo, lo dicevo anche nella presentazione, sei un giramondo, qualche giorno fa eri in Belgio. Ero in Belgio, finalmente sono potuto tornare a fare uno spettacolo dal vivo, dopo un anno e mezzo la pandemia ha colpito tutti quanti noi. Io ne faccio pochi di spettacoli in teatro negli ultimi anni, li faccio più per me, devo dire, che non per il pubblico. Perché adesso lavoro principalmente dietro la telecamera oppure in studio di montaggio. Ogni tanto ho bisogno di tornare sul palcoscenico, prendermi un po' d'amore, relazionarmi direttamente con il pubblico. In questo periodo, durante la pandemia, a me, come a tutti quelli che fanno il mio mestiere, questa cosa è mancata tantissimo. Poi in Belgio ho un pubblico incredibile, pieno di italiani, vengono a sentire i miei spettacoli in italiano, è una cosa stupenda. Perché ci sono un sacco di italiani, un sacco di abruzzesi anche, ricordiamo l'emigrazione dall'Abruzzo fino in Belgio, anche perché se no non ti capirebbero, sarebbe un problema per forse... Ma sai che in realtà in Belgio ho scoperto tra il pubblico anche persone che non parlavano l'italiano. Infatti mi sono chiesto che siete venuti a fare e in realtà loro riescono a capire anche per come noi sappiamo gesticolare noi italiani, per come ci muoviamo in scena, amano l'italiano anche per il suono. C'è uno spettacolo di un italiano, non capisce che dice, ma andiamolo a vedere che questo italiano gesticola. Sì, magari mi è capitato anche questo, devo dire. Bello, perché in realtà questo che sto portando adesso è uno spettacolo che parla di emigrazioni, racconto i miei viaggi in Africa e farlo in Belgio, dove l'emigrazione è parte integrante della cultura di quel paese, è veramente una cosa che mi ha restituito sensazioni incredibili e credo sia stato utile anche per il pubblico. Ecco perché tu stai portando ora in giro uno spettacolo che si chiama Costa Discordia, l'emigrazione come non l'Africa e l'emigrazione come non ve l'hanno mai raccontata. Perché appunto tu sei stato in Africa qualche anno fa, hai fatto questo bellissimo reportage. Innanzitutto, come ci sei finito in Africa? Il primo viaggio l'ho fatto insieme agli amici dell'associazione Una Scuola di Arcobaleni, presidi, professori, studenti. Il presidente di questa associazione è la dirigente scolastica di una scuola di Casoli, dell'Istituto Algeri Marino. Io avevo fatto un lavoro in quella scuola e la preside, poi è diventata una mia grandissima amica, mi ha detto, senti, noi stiamo andando in Senegal, a costruire una scuola. Wow. Ti va di venire? E ho fatto così con loro questo primo viaggio. È stato un manovale pazzesco. No, in realtà mi sono portato la mia piccola troupe e ho pensato che sarebbe stata l'occasione per girare un reportage, un documentario. Fatto il primo viaggio, però sono tornato a casa. Per 4-5 mesi, sai, si dice il mal d'Africa, no? Io pensavo fosse soltanto un luogo comune, sai, le frasi che si dicono sempre.
In realtà in quei mesi una mattina sì, una mattina no, ci pensavo, anche perché nella parte finale di quel primissimo viaggio avevo sentito delle storie che mi interessavano, che non avevo potuto approfondire, e allora ho preso telecamera, cavalletto, computer, tutto, e sono tornato da solo e ho fatto un secondo viaggio, mi sono affittato una stanzetta in un quartiere popolare di Dakar, ero l'unico bianco nell'arco di chilometri, per la prima volta l'immigrato ero io e ho vissuto con loro e ho iniziato ecco, che ricordi hai di quel periodo, ma proprio della quotidianità a Dakar? Beh, è stata un'esperienza. Vorrei evitare le classiche frasi fatte, però è stata veramente un'esperienza che mi ha in qualche modo, non dico cambiato, ma arricchito profondamente. Ho avuto la possibilità di vedere e filmare la spiaggia a Yerach, che è una favela di Dakar, la spiaggia da dove partivano i ragazzi che cercavano di arrivare in Europa. Ho ascoltato le loro storie. Ho visto quel posto, credo forse di essere stato l'unico bianco a filmare quella spiaggia. Storie non di 100 anni fa, Giuseppe, ma di 10, 12, 13, 15 anni fa. Storie che poi i mass media occidentali neanche conoscono, perché da lì, sai, dal Senegal ci sono stati tre flussi migratori. Sì. Negli anni 80, poi negli anni 90 e poi negli anni 2000. Ecco, proprio negli anni, in questa terza ondata, ci sono delle storie terribili, perché partivano con le piroghe da questa spiaggia di Yerach. Perché il Senegal si affaccia sull'Oceano Atlantico. Sull'Oceano Atlantico, quindi facevano, tra virgolette, tappa alle Canarie per poi cercare di arrivare in Spagna. Ho capito. Si partiva in 10, si arrivava in 3, 4. È stato un viaggio dentro quelle storie, in qualche modo anche dentro di me. Ho girato dentro questa favela, ho bussato alle porte, ho mangiato con loro, ho ascoltato le storie e ti dirò, non ho mai avuto in quel posto la percezione del pericolo. Cioè con la mia telecamera una famiglia lì ci avrebbe campato forse 10 anni, ma non ho avuto minimamente la percezione del pericolo. È come se le persone in qualche modo percepissero perché ero lì. Mi sono sentito veramente a casa, è stato fantastico. E poi da lì, ricordo, dopo qualche giorno, ho sentito che c'era un'altra spiaggia in Senegal, mm-hmm, da dove partivano questi ragazzi, molti di loro laureati, che avevano anche i soldi per prendere un biglietto aereo, solo che non gli davano il visto, perché avevano paura che arrivati in Europa non sarebbero più tornati in Senegal. Esatto. Quindi insieme alla mia guida, Laie, un ragazzo straordinario che mi ha salvato la vita poi in qualche modo. Perché faceva da interprete. Sì, ma quando fai questi viaggi anche abbastanza estremi devi essere molto fortunato a trovare la guida giusta. Da lì poi prendemmo in affitto una macchina pazzesca, tasgangherata, siamo arrivati fino a Joal, a 130 km a sud di Dakar, la città natale di Senghor, il presidente, l'ex presidente del Senegal, quello che negli anni 60 riuscì a dare l'indipendenza a questo paese pazzesco, meraviglioso, pieno di cultura, un paese pacifico, dove ho trovato un'atmosfera incredibile che mi è rimasta nel cuore. Con questa macchina ci abbiamo messo forse 5 ore per fare 130 chilometri, vibrava tutta, sono arrivato a Joal, stavo tutto shakerato e anche lì ho potuto filmare questa spiaggia. Senti, ma immagini che ho ancora nel cuore. Hai parlato tu con molti ragazzi, lì sei andato proprio a vedere da vicino, ad annusare le pentole, come diceva un giornalista svedese degli anni 40, Dagerman, un autore a cui sono molto legato. Ma appunto, che sei andato, che è questa la vera funzione secondo me di chi vuole fare informazione, dover andare a vedere da vicino e mettersi anche in gioco. E spesso si dice che
che lì chi sceglie di partire ha un'idea totalmente sbagliata spesso dell'Europa, dell'Italia, piena di ambizioni, di illusioni, che poi una volta giunti vengono nella maggior parte dei casi disattese. Che idea hanno dell'Italia? Guarda, ti dirò, al mercato di Dakar. Allora, Dakar è una città di 2 milioni di abitanti, nel centro ci sono i grattacieli, in parte ti dà l'idea anche di una città occidentale, è una città anche già abbastanza moderna, le ragazze certo non vanno con il velo, anche se il paese, anche se il Senegal è un paese musulmano al 90%, vestono all'occidentale. Il mercato di Dakar è pazzesco, anche perché a Dakar nessuno durante il giorno vive in casa, 2 milioni di persone stanno tutte in giro, cioè se tu devi incontrare qualcuno a Dakar non è che devi prendere un appuntamento, cammini per strada, prima o poi lo incontri. Al mercato di Dakar c'era un'atmosfera incredibile. Come ci siamo arrivati a questo discorso? Scusami, qual era la domanda? Che idea hanno dell'Italia? Esatto, un'idea grazie. Sbagliata da quel che è. Guarda, ti dico solo questo, a un certo punto ho visto un gruppo di 4-5 ragazzi, io ero lì con la telecamera, con lo zaino, li ho visti avvicinarsi con un fare anche un po' minaccioso, quindi ho detto ecco vedi mannaggia non dovevo venire adesso oggi qua da solo, questi hanno brutte intenzioni, sicuro si sono avvicinati, mi hanno guardato, mi hanno detto italiano? Sì, Balotelli! Nel senso che ti avevano scambiato per Balotelli? Cioè, che ti devo dire? L'impero romano, il rinascimento, Caravaggio. Spaghetti rock and roll, no? Non te ne hanno parlato, no? Mi riconoscevano per Balotelli. E l'Abruzzo? Quando dicevi da dove vieni? Roma, Milan, no? Pescara, Abruzzo, che... Qualcuno sapeva dove fosse? Qualcuno dov'è? Sì, ti dico una bugia, no, non lo sapeva no. Nessuno. Vabbè. Ma perché noi, mi dispiace cambiare un attimo argomento, è che noi dobbiamo ancora imparare a raccontarlo. Ecco, tu sei un grande territorio. Promotore dell'Abruzzo in giro per l'Italia. Dobbiamo imparare a raccontarla la nostra terra. E ti posso dire una cosa, iniziamo dalle piccole cose, smettiamola di, per esempio, quando ci riferiamo alla nostra terra, a dire il piccolo Tibet, la piccola Cappella Sistina, la Transiberiana d'Abruzzo. Noi in Abruzzo abbiamo ancora il complesso del Pisellino Piccolo. Cioè, non riusciamo... Nonostante i celebri personaggi che ricordavi in apertura. Quando noi, a parte le battute, ma quando sono noi d'accordo. Facciamo questo... creiamo un danno al nostro territorio. Perché chiamarla la Transiberiana d'Abruzzo? Io dico tutti questi geni del marketing. Nel nord Italia... Pescara che deve essere una piccola Parigi col mare, ma perché? Dov'è? Ma guarda, nel nord Italia c'è una cosa simile. Non è che l'hanno chiamata la Transiberiana delle Dolomiti. Gli hanno messo un nome fighissimo... e attirano turisti per questo e raccontano il loro territorio. Ecco, non sminuiamo la nostra terra, dobbiamo imparare a raccontarla cercando di capire lo straordinario patrimonio che abbiamo. La piana di Campo Imperatore non c'entra nulla col Tibet, ok? Non c'entra nulla. Dobbiamo... Quanti film hanno girato in Tibet? Dobbiamo innanzitutto noi interiorizzare il nostro territorio, capire la bellezza della nostra terra, ma questa è una terra che è stata per secoli una terra di baroni e di schiavi, di contadini considerati schiavi. Siamo ancora a Fontamara, siamo ancora ai racconti di Silone in realtà. Qui, in gran parte, mi dispiace anche dirlo, sono ancora vietati i ragionamenti. Quindi dobbiamo riuscire a fare uno step, un passo in avanti. Qualcosa si sta muovendo, ma mi dispiace tantissimo dirlo, Mi dispiace tantissimo dirlo, ma da un punto di vista culturale la nostra regione è tra le più arretrate in Italia.
non abbiamo ancora la consapevolezza della bellezza e della storia del nostro territorio e abbiamo ancora paura a raccontare anche la nostra cultura contadina. Pensa solo al saltarello, al dubot, che a noi ci... Che poi spesso sono anche questioni relegate alla questione del folklore, un po' macchiettistico, un po'... Sono matti fosse... quelli che lo pensano questo. La Puglia con la Taranta ci ha fatto i soldi. Hanno raccontato la loro cultura attraverso la loro tradizione anche musicale. Questo dobbiamo riuscire a fare anche in Abruzzo. Io vedo che qualcosa si muove. Anche questa idea del turismo esperienziale. Mamma mia, quanto è difficile da dire. Insomma, quella roba lì è utile. E ti sembrerà strano, che ma poi io... non so come sia il turismo non esperienziale. Vai lì e non fai esperienze, come funziona? Beh, in Abruzzo puoi fare delle esperienze incredibili. Attenzione, ad un'ora e mezza da Fiumicino, dall'aeroporto di Fiumicino, tu puoi essere immerso in un ambiente totalmente wild, per 20-30 chilometri puoi non incontrare una casa, un palo della luce, una persona, e incontrare orsi, lupi, stare nella natura più selvaggia, in tante persone in giro per l'Europa e per il mondo cercano quel tipo di esperienza, quel tipo anche di turismo, quel tipo di viaggio. Mi stai facendo venire voglia di andare in Abruzzo. è su quello che dobbiamo continuare a puntare. In Africa, ti dirò una cosa, ho trovato in Senegal, a Dakar, tante cose che mi hanno fatto pensare anche alla mia infanzia, a mia nonna, quando ho visto queste donne camminare con le conche in testa, questo anche senso di solidarietà nei confronti degli altri, di chi sta più in difficoltà. Ho ritrovato... Che forse qui sopravvive solo nei centri più piccoli, più provinciali. Comunque... rimarrei veramente ore ad ascoltare la passione con cui racconti l'Abruzzo, una cosa bellissima, si vede che giri il mondo ma davvero te lo porti sempre nel taschino l'Abruzzo. E ti voglio chiedere, a proposito dei viaggi, tu mi raccontavi, siamo veramente, dobbiamo andare in pubblicità, ti voglio chiedere, tu sei andato in Belgio, hai fatto uno spettacolo, oltre a quello recente da cui sei appena tornato, e poco dopo è scoppiata la pandemia, hai anche rischiato di rimanere bloccato lì, come te la sei vissuta? Il primo spettacolo, il debutto di questo spettacolo sull'Africa... La prima di Costa Discordia. La prima, il 16 febbraio dello scorso anno, il 18 sono riatterrato a Bergamo, e qualche giorno dopo è scoppiata la pandemia e io mi sono ritrovato in questa casetta di Milano dove vivevo fino all'anno scorso, in 28 metri quadrati, praticamente mi sono sentito un criceto dentro la ruota. Ci possiamo tutti immedesimare per benissimo. Per alcuni mesi ho vissuto chiuso dentro 28 metri quadrati e allora ho detto... chissà come va a finire. E allora mi sono portato il lavoro avanti e ho scritto il testamento. Wow. Mi sono scritto un testamento, sì, lo ammetto. Ma sicuro che non sei superstizioso tu? Perché poco, potrebbe... molto poco, anzi... Ma ci vogliamo lasciare anche... Ma vuoi veramente sentire? Scusami, approfittiamo di questa cornice, perché me ne ero quasi dimenticato parlando con te, ma siamo in televisione, quindi rimarrà registrato agli annali. Quindi non si sa mai, tra 100 anni può tornare utile. Qual è il testamento? Mettiamola di far finta che sembra una cosa improvvisata che l'abbiamo preparata, ok? Io devo smontare questa trasmissione televisiva. Che dovevi fare tu? Dovevi quindi adesso ti leggo il mio testamento. Ma dai! Hai visto? Testamento! Bravo, fai finta di essere sorpreso. Oh, testamento! Bello, mi ha fatto anche uno stacchetto. Prego, preparati. Allora... Allora, a sorpresa, questa grandissima sorpresa che ci fa Walter Nanni, per la prima volta in televisione, il suo testamento. Allora ragazzi, un giro di blues. Mazza, perfetto! Grazie, perfetto. Il mio testamento.
Non voglio un funerale religioso. Se lui esiste, gli vorrei fare una sorpresa. Non ho figli. La mia eredità voglio che sia divisa fra tutti voi. Ecco, pagatemi le rate arretrate dell'affitto, quelle per la telecamera, quella multa, maledetto autovelox, anche comodo rate, fate voi, va bene così. Sono stato un antiproibizionista e allora crematemi. Se mi sono dimenticato qualcosa in tasca, ci sarà da divertirsi per un sacco di persone. Ho lasciato dell'insalata in frigo 9 anni fa. Per favore, ogni tanto datele da mangiare, da bere. A quelli che mi hanno amato dico grazie. A quelli che ho potuto ferire volontariamente o involontariamente chiedo scusa. Agli indifferenti, a quelli che mi hanno odiato e in qualche modo fatto del male, non dico nulla. Non li ho considerati da vivo, figuratevi da morto. Sui social network evitate il mio ricordo di scrivere l'acronimo RIP, riposa in pace, è odioso. Io preferirei ESV, è stato vivo. Probabilmente finirò all'inferno. Ecco, tocca capire solo in che girone posso trovare Moana Pozzi. Sulla mia lapide, sotto la foto, vorrei questo epitaffio. Qui riposa Walter Nanni. Ha detto che mette lui la sveglia. Sono vivo comunque. Walter Nanni e gli Spaghetti Rock and Roll. Sai che condivido, forse lo scrivo anche io in testamento. Vero? Sì, è vero. Sai cosa vorrei ho scritto sulla tomba? Cosa? Scemo chi legge. A tra poco con Walter Nanni su Vision Air, pubblicità. Cheetah!
Betty Fry Roxy. I want to head to the cold with a bow on a bow. Ain't on time, you better get ready. We gotta rock with Gina. Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. We gotta rock with Gina Maddy. Gli spaghetti rock and roll. Bravi, suonano, eh? Bravi, devo dire, li ho nel cuore, li ho nel cuore. Due di loro in particolare, perché il chitarrista, ok, lo strumento, ma gli altri due si sono scelti degli strumenti difficilissimi da portare in giro. Cioè, è come avere veramente una croce addosso per tutta la vita. Avete la mia solidarietà, ma infatti... umana. Lui ad esempio il contrabbasso lo usa come mezzo di trasporto, lo cavalca pure, tipo, è vero. Io immagino veramente, scegliere il contrabbasso come strumento è una scelta, oh, ragazzi, non facile, perché tu hai praticamente un figlio di 20 anni, altro 2 metri, che ti devi portare appresso per tutta la vita. E lo tratta come un figlio, è vero. Ma Willy? ci credo. Di più. Pensando prima anche una forte attore. Oh, mamma mia. Allora, bentornati su Vision Air, siamo ancora con Walter Nanni. Tu prima raccontavi di quando sei stato in Africa, che è partito tutto da una proposta che ti avevano fatto Costanza Cavaliere, una dirigente scolastica di Casoli, giusto? Sì. E ora tu sei tornato a Casoli nelle scuole per un progetto che stai portando avanti, o no? Sì, io diciamo ogni 2-3 anni sento l'esigenza di lavorare con i ragazzi, soprattutto delle scuole superiori. È proprio un'esigenza che mi nasce da dentro, dallo stomaco, dal cuore, perché lavorare con i ragazzi mi appaga tantissimo. State girando qualcosa insieme? Stiamo girando uno spot che vedrete tra pochissimo, sull'ambiente, sulla multiculturalità. Poi lavorare con i ragazzi è fantastico, ragazzi sono bianchi o neri, non hanno tutte le scale di grigio che normalmente hanno tutte le persone più adulte, sono più giusti. Mi diverte l'idea di poter trasmettere a loro qualcosa che non possono trovare sui libri di scuola. Io non ho mai frequentato nell'ambito del mio mestiere una scuola o un'accademia, sono un autodidatta. Che scuola hai fatto tu? Io ho fatto l'istituto tecnico commerciale, sono un autodidatta, ho imparato tutto sul campo, quindi quello che posso trasmettere ai ragazzi è qualcosa che ho imparato nell'ambito delle mie esperienze. E c'è qualcuno che si sta appassionando, che vuole ricalcare, prendere in mano una telecamera? Capita ogni volta che faccio questi corsi. Beh, un mestiere affascinante. Ci sono sempre 2-3 che poi in qualche modo seguono, non dico questo percorso, però si appassionano alla comunicazione, al mondo della comunicazione, del cinema. 2 o 3 anni fa ho fatto un progetto, e sempre poi realizzammo un piccolo cortometraggio. Uno di questi ragazzi adesso studia a Milano cinema, succede sempre. Però non è quello il mio obiettivo, non è spingere i ragazzi a fare questo mestiere, perché è un mestiere che non auguro a nessuno, perché sei precario a vita, devi affrontare delle difficoltà incredibili, fare l'attore, il regista, è bello per il pubblico. E con quale intento? Ma per chi certo. Fa questo mestiere? In realtà la vita spesso è un incubo. Con quale intento vai nelle scuole? Cercare di trasmettere e soprattutto restituire qualcosa che a me è stato dato. Io ho iniziato da giovanissimo, a 19 anni, capire subito cosa ti piace nella vita, cioè capire quale sarà la tua strada, è fondamentale.
prima lo capisci, meglio è. È un buon consiglio a un ragazzo di 17, 18, 19 anni, può fare la differenza. Io ho iniziato così in una piccola televisione privata, andai a fare un provino, ero di Pescara, mi iscrissi all'Università di Teramo e andai a fare questo provino in una piccola televisione di Teramo e non dimenticherò mai le parole del direttore, dell'allora direttore di questa televisione che non esiste neanche più, Verde TV, Elzio Simone Serpentini. Feci il provino e mi disse: tu hai talento, c'hai sta faccia, ci sai stare davanti alla telecamera, ma hai molte lacune. Mi disse: ma non fa niente, ci sai fare, il resto lo imparerai. Trovare una persona che ti dà fiducia, è vero, che capisce il tuo talento, che in qualche modo lo alimenta, fa la differenza. Te lo confermo io che faccio questo mestiere da poco, e avere persone intorno che ci credono insieme a te è davvero fondamentale. È molto importante. E poi vado anche a rubare dai ragazzi. Io lavoro nell'ambito della comunicazione. Se non mi rapporto con i ragazzi, se non capisco come parlano e cosa pensano i ragazzi di 16, 17, 18 anni, sono finito. Non ha senso quello che faccio. Quindi in realtà è uno scambio. Io cerco, nel limite delle mie possibilità, per quello che posso poi, trasmettere qualcosa ai ragazzi e loro mi restituiscono tantissimo, il loro linguaggio, il loro entusiasmo, la loro verità, la loro purezza, la loro voglia di vivere. Quindi ci alimentiamo a vicenda. Come ti ho detto, ogni tanto ho bisogno di fare questo. Feci anch'io un progetto simile alle scuole medie, grazie ad una professoressa illuminata. Fu davvero un'esperienza bellissima. Tu, appunto, come dicevi, hai iniziato nelle televisioni locali come giornalista, quindi da questo lato della telecamera, hai fatto tanto teatro, quindi sei abituato a consumare palcoscenici. Com'è che poi invece sei finito dietro la telecamera? Beh, tendenzialmente ogni 5, 6, 7 anni devo fare un'altra cosa perché mi annoio. Non mi piace fare una cosa sola per troppo tempo. La risposta più banale, ma anche la più sincera. Però è vero, mi annoio. Poi mi piace sperimentare, mi piace anche capire nuovi linguaggi, studiare nuovi linguaggi. Cerco sempre gli strumenti per poter arrivare alle persone. E quindi tanti anni fa poteva essere la comicità su un palcoscenico oppure l'informazione. E poi a un certo punto ho sentito l'esigenza di mettermi dietro la telecamera, anche perché credo che sia anche la cosa che so fare meglio. E ad oggi è anche quella che preferisci? Ancora sì, la preferisco, infatti curo direttamente i miei progetti anche per quanto riguarda il montaggio. Ho imparato anche tutto il mondo tecnico che sta dietro il nostro mestiere, anche perché quando lavoro con una troupe ho bisogno di conoscere il linguaggio che parlano anche i tecnici. E quindi volevo lavorare dietro la telecamera e ho preferito così, ancora oggi è così, poi magari tra qualche anno, non lo so, farò un'altra cosa. Non l'ho ancora stabilito. Magari condurrei un programma in televisione. Vuoi condurre questo? Facciamo cambio posto? No, perché te lo dico senza piaggerie. Secondo me sei bravissimo, no, sei molto bravo. E poi sei anche coraggioso nell'aver fatto questa scelta. Quindi... in imbarazzo, no? Il coraggio deriva davvero da tutte le persone che anche dietro le quinte lavorano a questo piccolo show, veramente. E, insomma, quindi tu ormai da un po' di tempo sei anche un regista, dici, segui personalmente anche il montaggio, anche perché è affascinante proprio il poter comunicare attraverso le inquadrature, attraverso un certo ritmo del montaggio. Mi piacerebbe un giorno mettermi alla prova anche io questo, magari ti seguirò, farò uno stage da te. È una vita d'inferno, è una vita d'inferno, però è anche la cosa che mi appassiona di più e spesso mi dicono anche, ma
dai, in fondo la tua carriera non è mai decollata più di tanto. Ed è vero. Ed è vero. Io ti dirò, guarda, anche questa storia del successo, questa cosa che spesso... Hai fatto spettacoli bellissimi, inchieste importanti, hai recitato in Canada addirittura. Quindi... Vabbè, ti ringrazio, però non è quello. In realtà non ho una faccia riconoscibile a livello nazionale. Ci sono tante persone che non mi conoscono personalmente, a cui devo ancora spiegare che cosa faccio nella vita, eccetera. Eccola la faccia di Walter. No, ora... Come dire, il non aver avuto, tra virgolette, successo, no? Per come il pubblico può intendere questa parola, mi crea delle difficoltà economiche a trovare dei produttori, persone che ti appoggiano ai progetti, eccetera. Però io voglio dirti una cosa, tra i 20 e i 30 anni sono stato un caterpillar. Poi a un certo punto le cose sono cambiate anche dentro di me e ti dirò, io sono stata una persona molto amata dalla mia famiglia, dalle persone che ho avuto intorno, anche dalle donne che ho avuto. Sono stato molto amato. Paradossalmente questa cosa è stata un limite nella mia carriera. Perché? Perché mi ha tolto la garra, cioè quella voglia di arrivare, di sgomitare, di farcela, perché il nostro è un ambiente estremamente competitivo. E ce la fai se riesci a sgomitare, anche, perdonami il termine, anche se sei un po' stronzo. Lo devi essere. Invece l'essere molto amato dalle persone intorno a me è stato un limite. Sembrerà incredibile e paradossale questa cosa. All'inizio pensavo vorrevi arrivare a dire, ah, magari quando mi vedono dicono, ah, questo non è stato amato da bambino. Beh, scherzo, eh. La maggior parte delle persone che lavora nell'ambito artistico cerca l'amore anche attraverso il mestiere che facciamo. Questa cosa invece a me mi ha liberato. Mi ha liberato dall'ossessione del successo, mi ha liberato dall'idea di dover essere anche in qualche modo invidiosi del successo altrui. Mi ha restituito anche una grandissima libertà, molte difficoltà economiche, ma mi ha restituito la libertà di essere quello che voglio essere, di sorridere, di cercare di godermi la vita il più possibile, di vivermi i dolori che mi capitano, che mi sono capitati, anche con una serenità diversa. E oggi faccio questo mestiere che per me è fondamentale, perché attraverso il mio mestiere io riesco a comunicare con il pubblico, riesco ad esprimermi e certamente vivo le mie frustrazioni. È ovvio che vorrei fare delle cose più importanti, no? Lavorativamente parlando. Ma io rientro nella categoria degli entusiasti. Io vado a fare un progetto in una scuola, per dire, ho 20 ragazzi, per me è come se andassi a Sanremo. Cioè, ho la stessa voglia. Ecco, l'idea di non inseguire a tutti i costi il successo, di non avere questa cosa che devo arrivare a tutti i costi, mi ha liberato e mi permette oggi di sorridere, di vivere un po' meglio. Mi hai dato veramente una bella lezione, perché io, come ti dicevo, sono alle prime armi, mi hai dato una bella lezione, questo, liberarsi dal volere per forza il successo. Anzi, fate una cosa, cambiate canale, non cambiate canale, non guardate. Senti, tu appunto che sei un occhio esperto, qual è il tuo film preferito? Ah, oh, ce ne sono tantissimi. Tantissimi. Io poi ce n'è uno che se è a memoria. Sì, Will Hunting, Genio ribelle. Bellissimo, con Robbie Williams. Ben Affleck, Matt Damon. È un film che amo particolarmente. Poi Robin Williams è assolutamente il mio attore preferito, senza ombra di dubbio. Lo devo alla mia insegnante di italiano delle scuole superiori. Una donna fantastica. Non c'è più, ahimè. Fu lei a portarci un pomeriggio al cinema,
a vedere L'attimo fuggente. Da quel giorno quell'attore mi è entrato dentro al cuore. Will Hunting è un film, secondo me, scritto benissimo, recitato ancora meglio. Sì, quello è un film che amo particolarmente. Il cinema l'ho studiato perché devi imparare quel linguaggio per poter lavorare in quell'ambito, no? È come studiare la musica, no? Però non sono un grandissimo cinofilo, no? Cioè non sono un grandissimo, non sono uno di quelli che vede migliaia di film, che li conosce a memoria, no, non tantissimo, anzi negli ultimi 3-4 anni ti devo dire studio più cosmologia, astrofisica che non cinema. Così. Lo sai che studiare cosmologia, astrofisica, mi aiuta tantissimo nel mio lavoro oggi? E in che maniera? Ho parlato di questo anche con i ragazzi ultimamente. Pensa, la velocità della luce, 300.000 chilometri al secondo. Sì, un secondo mi pare che fa 7 giri della Terra, volendo. In un secondo la luce fa 300.000 chilometri. La luce del sole ci mette 8 minuti per arrivare sulla Terra. 8 minuti a 300.000 chilometri al secondo. Il nostro cervello è concepito e ragiona in base alle nostre esperienze, a quello che vediamo. Siamo come dei rampicanti, nasciamo e moriamo nel 90% dei casi nello stesso posto. Immaginiamo che quel vaso, quel pezzo di terra sia tutto il mondo. Concepire queste grandezze, questi spazi incredibili, è una cosa che allena la mente. Ti fa immaginare, ti fa vedere il mondo in un'altra dimensione. Concepire questi spazi enormi ti apre la testa. E mi aiuta, questo esercizio mi aiuta anche nel mio lavoro, anche nelle piccole cose che riguardano il mio lavoro. Mi fa stare più sereno. E quindi mi sono appassionato a questo. Siamo veramente granellini infinitamente piccoli in un universo sconfinato. Il cielo stellato sopra di me, diceva Kant. Ma adesso... Non è il luogo per fare discorsi alti. No, i miei amici mi odiano per questa roba, perché poi l'estate, poi sono rompiscatole queste, perché mi punto, mi fisso sulle cose, no? È come un libro, mi piace quel libro e me lo leggo 10 volte. Tutti. Io lo sai che Plutone non è un pianeta. E quindi ti capita l'estate che magari stiamo in spiaggia a divertirci, magari con una chitarra, alzo il cielo e inizio a dire alle persone, guarda, quello è Giove, quello è Saturno. Sai, e le persone dopo un po' mi dicono, ma per favore, non la facciamo più, basta, fermati. Però questo è come un allenamento, è come certo. Un allenamento. Immaginare quelle distanze, quelle grandezze, mi fa stare meglio. Spaghetti, voi? No, cioè, no, se seguite l'astrofisica, ma... Io volevo intervenire un attimo su il film, prima parlavamo di film. Quelli di Pierino valgono? Questo voglio chiedere, voi... Quelli di Pierino non valgono? Non vale. Ecco, il vostro film preferito, allora qual è? Ne guardate? Io, per quanto mi riguarda, 2001 di Siano Spazio. Vabbè. Siamo andati... Pensavo uno spaghetti western. Allora, tutti i film di Kubrick, cioè non fanno testo. Un genio. Cioè, io ci feci la tesina alle superiori su 2001. Poi Will Hunting di Gus Van Sant, uno dei miei registi preferiti, ma tutti i film di Kubrick, di Nolan, cioè sono proprio di un altro livello. Certo. Hanno fatto la storia del cinema. E poi io non ma so in se... in realtà non l'ho visto, siccome tutti... No, scherzo. No, io spesso faccio... non so se è capito anche a te, io sono molto pigro nel dovermi mettere, anche perché poi guardo film in momenti in cui voglio solo rilassarmi, non voglio impegnarmi, eccetera, quindi spesso sono pigro nell'andarmi a ricercare un qualcosa che non ho visto e che non so quindi se mi piacerà oppure no, e quindi tendo a riguardarmi quei film miei del cuore decine di volte fino ad impararli quasi inquadratura dopo inquadratura, battuta dopo battuta. E ci sono alcuni che li so veramente a memoria, che ne ho nel cuore, dei film cult. Io li ho racchiusi qui in una lista, perché... Che succede? Caro Walter,
Io ti voglio sfidare. No, vabbè, ragazzi. Per vedere sono dei film cult, davvero, conosciutissimi, che avrei visto. Ma fare sicuro una figura. No, no, ma vabbè. Terribile. E io quindi voglio dirti qualche battuta iconica di questi film. E riuscirai ad azzeccare il film? Accetti la sfida? Sì, non voglio mettere le mani avanti, ma in realtà lo sto facendo. Non ti Io sono uno pessimo a ricordare i titoli dei film. Anch'io. E questo è proprio sui titoli, vero? Perfetto. Beh, o almeno facci capire che lo sai, insomma, vedi tu. Mo. E allora con Walter Nanni giochiamo a Che culto! Aiuto, so che sto per fare una brutta figura. Ma poi io adesso devo interpretare un attimo che entro nella parte. Il primo film. Wendy, sono a casa, amore. Che film è? Oh, Shining. Corretto, Shining, Stanley Kubrick, 1980. Però questa cosa... Wendy, sono a casa. La Steadicam. Ecco perché è un capolavoro quel film. Perché dopo Infatti, quel film noi... la Steadicam viene usata in tantissimi film. Infatti noi stiamo facendo, abbiamo la Steadicam del nostro caro Loris Bennato, grazie al quale anche noi facciamo il nostro piccolo Kubrick. Eccola qui. Allora, ce l'abbiamo forse quel pezzetto di Shining? Lo possiamo vedere? Che meraviglia. Wendy, sono a casa, amore. Jack Nicholson, fantastico, fantastico. Secondo film. Sono 126 miglia per Chicago, abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette e buio e portiamo tutti e due gli occhiali da sole. Oh, certo. Le due donne, no? Aiuto, c'è l'aiuto da casa? Chiali da sole. Oh mamma mia, no. Ti stanno aiutando gli spaghetti rock and roll, perché il film è The Blues Brothers. Oh mamma mia. No, che dovenia. Vediamolo dalla regia quel pezzetto. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai! Ma sai, io ho avuto un sacco di problemi, un assalto di cavallette. A proposito di citazioni Blues Brothers. Andiamo avanti. Io mi sto sentendo, mi provo a interpretare. Stefa, madre e donna, hai 53 anni, una vita devastata come tutti noi. La grande bellezza. Premio Oscar italiano Paolo Sorrentino, La grande bellezza del 2013. Io amo Sorrentino, lo dico. Io lo amo follemente. Devo dire che imparo sempre tantissime cose studiando i suoi film, la cura che ha delle immagini, la cura, perché il cinema è la somma di tutte le arti. È la cosa più importante che l'uomo abbia mai concepito. Perché nel cinema c'è tutto, c'è la pittura, c'è la scrittura, c'è la drammaturgia, c'è la musica, c'è il teatro, c'è tutto. E, le conseguenze dell'amore, un film che ti entra dentro in maniera incredibile. Vediamolo questo pezzetto della grande bellezza, questa bellissima interpretazione di Tony Servillo. Prego dalla regia. Stefa, madre e donna, hai 53 anni, è una vita devastata, come tutti noi. Allora invece di farci una morale, di guardarci con antipatia, dovresti guardarci con affetto. Siamo tutti sull'orlo della disperazione, non abbiamo altro rimedio che guardarci in faccia, farci compagnia, pigliarci un po' in giro. O no? Che imbarazzo per me in questa sede paragonarmi a Tony Servillo. Andiamo avanti con un altro film.
Sogno un immenso bagno pubblico incontaminato, rubinetti d'oro scintillante, marmo bianco virginale, una tavoletta di ebano, uno sciacquone pieno di Chanel numero 5 e un lacquè che mi porge fogli di carta igienica in seta cruda. Ma date le circostanze, qualunque posto va bene. A chi urge dover andare in bagno? In quale film? Oh, mamma mia! Non sono più costipato. Abbiamo il 50-50 almeno, cioè un aiuto da casa, un suggerimento. È un film del 1993 di cui recentemente, qualche anno fa, hanno fatto un sequel. Che sarà? Terminator? No! È Danny Boyle dal fantastico romanzo di Irving Walsh. Vediamolo, prego dalla regia. Tutti uno addosso all'altro, ma non mi sembra che vi siano crediti. Sogno un immenso bagno pubblico incontaminato. Rubinetti d'oro scintillante, marmo bianco virginale, una tavoletta di ebano, uno sciacquone pieno di Chanel numero 5 e un lacquè che mi porge fogli di carta igienica in seta cruda. Ma date le circostanze, qualunque posto va bene. Fantastico. Che bravo Danny Boyle, poi un regista. Lo so veramente a memoria questo film. Andiamo un altro film. Anche se è un film che io non ho amato particolarmente, sì? No. Mo li tiriamo, anche se da un punto di vista registico ci sono delle cose pazzesche, lui che entra dentro il water e la scena immediatamente seguente a questa è proprio l'essenza del cinema, cioè fantastico. Riuscire a farti vedere qualcosa che tu in realtà avevi soltanto immaginato, fantastico. È incredibile. C'è un altro film del mio cuore davvero che ha segnato la mia adolescenza, vediamo se è piaciuto anche a te. La conosci la storia del tizio che cade da un palazzo di 50 piani e a ogni piano, per farsi coraggio, si ripete «Fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene». Sembriamo noi, nello sprofondo in cui siamo, «Fino a qui tutto bene». Ma il problema non è la caduta, è l'atterraggio. No, non so di quale film stiamo parlando. È un film francese. Oh, mamma mia. L'odio, Lane, Matthew Kassovitz. Non l'hai visto? Guardalo, perché è fantastico. Prego dalla regia questo piccolo spoiler. Ehi, hey Vince, la conosci la storia del tizio che cade da un palazzo di 50 piani? E a ogni piano, per farsi coraggio, si ripete «Fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene, fino a qui tutto bene». La conosco, sì, ma non c'era un rabbino. Sei. Sembriamo noi nello sprofondo dove siamo, fino a qui tutto bene. Ma il problema non è la caduta. E l'atterraggio. Porca puttana, mi sento come una formica persa nello spazio intergalattico. Un film strepitoso, strepitoso. Guardalo, guardatelo, ce lo guardiamo insieme. Racconta le banlieue in una maniera bellissima, bellissima. Poi i francesi hanno una grandissima tradizione. Assolutamente. Cioè, Truffaut. Un altro film, questo pazzesco, veramente. Li faccio così a questo film. Ci vuole coraggio ad andare ad Amsterdam, però ci vuole coraggio pure a restare a Montesilvano. Vabbè, la guerra degli Antò. La guerra degli Antò! Bellissimo! Bello quel film, veramente uno dei migliori di tutti i tempi. Riuscì a raccontare. Poi io mi ci rivedo un sacco perché anch'io dalla costa abruzzese sono andato a studiare a Bologna, inseguendo cercando di evadere da un recinto in cui mi sentivo intrappolato. Fantastico, vediamolo per favore, vediamo. Tu Burke sì che è tosto. Sì, però pure noi mica siamo moci. Ci ho coraggio andando. Oggi ho coraggio, pure resta a Montesilvano. Riccardo Milani, poi pure Riccardo la colonna Milani, sonora splendida. Riccardo Milani è un bravissimo regista, molto legato anche all'Abruzzo, alla nostra terra. Credo che questa frase sia buona anche adesso. Assolutamente, infatti l'ho voluta riproporre, con questo ho voluto concludere, perché davvero è un grandissimo tributo, uno dei più belli all'Abruzzo, secondo me, questo film, dei più sinceri. Va bene. Oh, sei stato bravo. Ammazza, mica tanto. No.
Cioè, non mi sono ricordato di Trainspotting, insomma, è abbastanza grave. Poi hai detto che non ti è piaciuto tanto, quindi Walter. Non è anche Pulp Fiction, che è un film assolutamente, no, importante, perché ti appassioni al cattivo. Anche Pulp Fiction è un film che io paradossalmente non ho amato particolarmente. 8:30 ancora inarrivabile. Allora, Walter, il tempo purtroppo è esaurito. È già andato. Ti sei divertito? Moltissimo. Anch'io tanto, moltissimo. Davvero. Grazie. Vieni con me, salutiamo insieme. Sì. Mettiamo qui così. Salutiamo insieme gli spaghetti. Aspetta che c'ho almeno fammi ricomporre un pochino, giusto per il finale. Okay, sì. Ogni tanto ci allaghiamo. grazie di avermi ospitato nel tuo programma, che trovo stupendo, ho cercato di rovinarlo, spero anche di esserci riuscito un pochino. In bocca al lupo, grazie a questa anche fantastica band. Grazie agli spaghetti rock and roll. Walter, è stato veramente un piacere, mi sono divertito tantissimo, felice di averti rivisto, torna quando vuoi e mi raccomando, tienici aggiornati. Non me lo dire, che a me mi chiudono in gabbia. Io quando vengo qua, vedi, mi aprono le gabbie, devo parlare, adesso ritorno subito dentro, per 6 mesi non parlo più. Ciao, grazie. Grazie anche a voi per averci seguito anche questo giovedì. Potete riguardare questa puntata su YouTube, seguiteci anche sui social, su Facebook e su Instagram. Visionaire, mi stavo scordando il nome della trasmissione. Visionaire, giusto. Guarda, è facile. A giovedì prossimo con Visionaire su TV6. Buonanotte. Obama, ogni buono con Obama. Fare il caschetto, oh mamma, scivolando dal bidet, oh mamma, e gridare wè wè come fanno gli scimpanzé. Sono pazzo come rock.